Mini recensione richiesta dall'amico Dario Bagatin, mi chiede tramite donazione Patreon di parlare del sequel di Jeepers Creepers, ovvero Jeepers Creepers 2, sempre di Victor Salva, Il Canto del Diavolo, film del 2003, sempre prodotto da Francis Ford Coppola, e che è un sequel appunto di Jeepers Creepers puro. Cioè, in realtà, se noi abbiamo visto Il 22esimo giorno, quasi la fine della fine del nostro Jeepers Creepers, che è un mostro che esce nei 23 anni e mangia per 23 giorni. E in questo film, siccome doveva essere ambientato 23 anni nel futuro, i soldi sarebbero stati troppi, Coppola ha avuto l'idea geniale di farlo svolgere nelle ultime 12 ore del 23esimo giorno, del 23esimo anno del nostro. Quindi cosa succede? Un ragazzino viene ammazzato e il padre decide di cercarlo, costruisce un arpione gigante perché ha visto il Creepers e Jeepers e lo vuol fare fuori. Nel mentre il nostro attacca un autobus di una scuola superiore dove ci sono dei ragazzi di una squadra classica di football e tutto il resto, e quindi l'azione poi si svolgerà lì, e con loro che verranno cacciati, lui che caccerà e anche l'uomo con l'arpione. Di lì poi tutte le storie anche interpersonali all'interno. Allora, il film è notevole, così come era Jeepers Creepers il primo. Il terzo purtroppo l'hanno fatto solo per un video, l'ho visto ed è abbastanza bruttino, però mi ci sono divertito lo stesso perché Jeepers Creepers è un mostro meraviglioso. Ma detto questo, in questo due secondo me funziona anche meglio del primo. È un film terribile, secondo me mette un'ansia incredibile, prima di tutto per come descrive i personaggi, i ragazzi all'interno del bus. C'è questa filone di omoretoismo che sempre viaggia fra questi, e c'è una condanna enorme alla normalità e a chi crede che la diversità sia semplicemente qualcosa da allontanare. Questo viene fuori in dialoghi in maniera incredibile, così come viene fuori tutte le sfaccettature di un'America che è attraversata all'interno di questo autobus dopo che vengono ammazzati gli allenatori, e tutte proprio la paura tira fuori tutto quello che è in realtà il lato oscuro dell'America, il lato oscuro dei giovani americani, con un film tra l'altro tesissimo, tutto girato praticamente di notte, con un Creepers fatto sempre benissimo, quasi sempre senza computer, meraviglioso come proprio maschera, uno dei mostri più belli degli anni 2000, assolutamente, se non il migliore. Ed è un film girato da Salva con la sua solita grandissima mano. Se non avesse avuto problemi, perché ha avuto grossi problemi con la giustizia, che sono anche di quelli tosti, questo è veramente un regista con un talento mostruoso. Il film è tesissimo, fa proprio paura, la tensione è sempre alta, quando arriva lo splatter che non manca, ormai siamo veramente lì a denti stretti. Un film che al cinema aveva un ritmo tra l'altro indiavolato, e più il nostro che viene colpito ripetutamente è veramente meraviglioso nel suo essere lovecraftiano, essere così completamente al di fuori. Questo è un film lovecraftiano fino in fondo, in qualcosa che arriva da oltre, che si nutre di noi per continuare a poter vivere, per poi dormire altri 23 anni e poter letargare quanto vuole nella sua dimensione. Esteticamente perfetto, fotografia magistrale, d'altronde è stato insomma prodotto da Francis Ford Coppola, non l'ho prodotto io, quindi un po' d'occhio evidentemente ce l'aveva. Doveva avere Meatloaf come uno dei protagonisti, che poi non ha accettato, si doveva chiamare Jeepers Creepers But Out of Hell, come il disco di Meatloaf, che a me non piace un cazzo ma che è un caltissimo. Invece si è chiamato semplicemente Jeepers Creepers 2 Il Canto del Diavolo, è andato anche bene, ma Victor Salva, come ho detto, è un regista che ha fatto dei danni grossi e che quindi non è portato avanti da Hollywood. E ripeto, quando in un film del genere il mostro funziona così bene, metà film è già fatto. Quando poi alla regia c'è uno come Victor Salva, che ha del talento gigantesco nella messa in scena, non si può altro che godere appunto della settima arte, intrattenersene, avere paura e portarsi a casa un horror puro, semi-slasher, di quelli che insomma tutti i giorni mancano ormai nei nostri cinema. Bellamy's Creepers 2 del 2003, che pare più nuovo di 6.000 film che sto vedendo in questi anni, fatti esclusivamente e si vede però per essere mandati on demand, tutti con i soliti spaventini, tutti i soliti mostricini, tutti col solito fantasmino. Jeepers Creepers 2 invece metteva in scena anche i fantasmi degli esseri umani, oltre che un mostro incredibile. Chapeau a Victor Salva, grande sequel.